Amici, buon pomeriggio, ben ritrovati ancora qua, quindi su questi canali, per un nuovo argomento, un tema nuovo che va un po' fuori da quelle che sono un po' le tematiche che stiamo toccando in questi giorni. Ma poiché non si può soltanto vivere di decreti, quindi di conferenze per cercare di capire cos'è che hanno detto la sera prima, abbiamo in linea, con il quale un po' andremo a condividere questa iniziativa molto importante, il collega amico, direttamente collegato da Roma, Filippo. Filippo, ciao! Buonasera a tutti e buonasera agli amici che sono in ascolto in questo momento. L'audio è buono? L'audio è buono, ti dico che sono già in tanti, sono più di 1000 che sono già direttamente collegati, quindi mi raccomando, ti voglio bello, quindi forte, teso e mi raccomando. Filippo, allora siamo pronti. Ecco, sì. Cominciamo un po' a parlare di quello di cui ci occuperemo oggi, anche perché ho anticipato che si tratta di un qualcosa di leggermente diverso. Cominciamo a fare un po', quindi cominciamo a fare i professionisti. Ecco, fino a qualche giorno fa, stamattina, abbiamo fatto un po' i segretari dell'amministrazione finanziaria per cercare di interpretare cos'è che hanno detto. Oggi, quindi pomeriggio, cominciamo a fare invece i professionisti. E tra l'altro, quindi ricordo a tutti gli amici che ci stanno quindi seguendo, in tanti ce l'hanno chiesto, e questo è un corso che, secondo quelle che sono le nuove indicazioni del Consiglio Nazionale, è regolarmente accreditato, quindi basta quindi andare a scaricare, a linkare un po' quindi quello che è la certificazione che compare su in alto, si compila e la si invia, e questo consente di maturare i due crediti, ovviamente dopo aver seguito il corso. A te, Filippo, invece un po' quindi il compito di presentare questa iniziativa molto ma molto interessante. Poi passiamo subito con i collegamenti dei vari presidenti di tutta Italia collegate, ovviamente passando poi la parola al presidente dell'Ordine di Roma, che è un po' l'ordine che ci ospita in questa iniziativa. Vai, Filippo. Beh, molto bene. Allora, intanto mi rallegro per la partecipazione, che so numerosa, mi dicono più di 1000 colleghi da tutta Italia in questo momento sono collegati. Speriamo quindi questo pomeriggio di poter dare tante informazioni e soprattutto dare delle opportunità. Come hai detto te, Antonio, questo è un momento particolare, un momento nel quale chiaramente il rilancio dell'economia sta a cuore a tutti, dopo aver ovviamente avuto cura anche della parte sanitaria. E quindi noi oggi, come commercialisti, vogliamo effettivamente recitare quel ruolo che tanto insomma abbiamo nel tempo cercato di farci riconoscere dai nostri clienti, e qualcuno appunto anche a livello diciamo nazionale ha voluto portare col concetto di utili al paese. Noi vogliamo esserlo veramente, utili al paese, quindi oggi non abbiamo fatto altro che invitando i tanti presidenti che interverranno e che io saluto fin d'ora e ringrazio, che praticamente voler dare alle istituzioni che invece successivamente interverranno un'idea da nord a sud di quelle che sono le opportunità che l'internazionalizzazione offre, non solo, ma sicuramente per portare il prodotto italiano all'estero, il famoso Made in Italy, ma anche per attrarre investimenti stranieri. Quindi c'è spazio per tutti i colleghi, non solo fisco, ovviamente, finanza aziendale, marketing, tante materie. L'internazionalizzazione ha questa opportunità di farci tornare a essere anche commercialisti entusiasti. Quindi io lascio sicuramente adesso la parola, credo, al presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma. Dovrebbe essere collegato il presidente Mario Civette. Mario, ci sei? Eccolo. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Ciao Mario. Allora, io do il benvenuto a tutti per a questo bel incontro, a questa bella iniziativa. E il mio ruolo, diciamo, di tra virgolette padrone di casa, devo senza dubbio ringraziare dell'ospitalità Fiscus Focus e il direttore Gigliotti, che è grande amico dei commercialisti e da sempre è vicino anche all'Ordine di Roma, i tanti presidenti degli ordini locali che hanno voluto condividere questa bella iniziativa, i relatori che sono anche soggetti molto qualificati delle istituzioni più rilevanti, ma lasciatemi dire l'amico e collega Filippo Invitti, che veramente in questi anni, oltre che essere il presidente del nostro osservatorio, ha avuto un grande merito sicuramente su Roma, è quello di sensibilizzare i nostri iscritti, i nostri colleghi a questi temi. Dobbiamo dire per onestà che prima dell'avvento dell'amico Invitti su questi temi c'era molta meno informativa, molta meno sensibilità, e parliamo sempre di nuove attività del commercialista, di nuove opportunità. Questa può essere un'opportunità importante. È giusto anche che in questo momento così particolare della nostra vita del paese ci abbiamo un po' più di tempo anche per riflettere e ripensare il nostro modo di svolgere la professione, e quindi porre l'attenzione su questi argomenti
è particolarmente utile. Io non rubo veramente il tempo a nessuno e vi ringrazio e sentiamo anche gli altri colleghi. Bene, allora dopo aver sentito l'amico, collega e presidente di Roma, Mario Civetta, cominciamo subito la scaletta dei vari presidenti collegati e cominciamo a fare un po' una sorta di maratona che ripercorre tutto il territorio nazionale. Tra l'altro per gli sportivi, ricordiamo Filippo, te che sei un grande sportivo, che dal 4 di maggio si può ritornare ad allenarsi. Quindi trattieniti ancora un po', che dal 4 di maggio possiamo ritornare a fare veramente quindi allenamento e sport. Bene, andiamo subito in collegamento a Torino, dove dovremmo avere quindi il presidente, amico Luca. Ciao Luca! Ciao a tutti, buona giornata. Siamo a distanza di almeno 2 metri, quindi possiamo correre oggi. Ecco, bravo, bravo. Questo è importante. Ed è il motivo per il quale io non ho messo la cravatta come Mario, che ringrazio della sua presenza e del suo invito. Il mio è un saluto da una parte istituzionale, dall'altra parte che si basa su 2 condizioni. Queste iniziative di riconoscimento devono essere iniziative che uniscano e che non dividano, non devono esserci velleità elettorali, ma dobbiamo solo portare avanti le nostre competenze, che sono quelle, diciamo, fondamentali, così come in questo mondo che stiamo iniziando a toccare, che Filippo oggi ci darà una mano a sviluppare. È chiaro che abbiamo bisogno di segnali e di poca burocrazia, e abbiamo anche bisogno di segnali piccoli alle volte. Devo dire che mi auguro che il direttore dell'Agenzia delle Entrate, avvocato Ernesto Maria Ruffini, sia stato frainteso in quello che ha detto, perché pensare che l'ampliamento dei termini di verifica siano e di accertamento siano allungati 2 anni a favore nostro mi sembra un pochino triste. Quindi mi auguro che non sia così, perché noi non siamo utili al paese, l'ha detto anche prima Filippo, solo quando interessa gli uffici tributari, ma quando siamo vicini alle nostre aziende. In questo momento le aziende e i contribuenti sono in grave difficoltà. Quindi oggi noi dobbiamo essere uniti, essere collaborativi e cercare di portare avanti il nostro grido, che è quello della competenza, nient'altro. Quindi buon lavoro a tutti, mi ha fatto piacere aprire almeno con i saluti, spero che anche i colleghi che mi seguiranno vorranno spingere su queste cose come stiamo facendo tutti noi professionisti. Grazie Antonio. Bene, grazie Luca. Bene, andiamo ancora avanti. Dovremmo invece avere l'amico maratoneta Mauro Nicola. Lui sì che è un gran corridore, vediamo un po', quindi anche lui era in ansia a quando iniziare gli allenamenti. Mauro, ci sei? Ci sono, buon pomeriggio a tutti i collegati, a tutte le colleghe e colleghi collegati. Sì, effettivamente anch'io non attendo altro che il 4 di maggio per poter fare qualche lungo. Ti aspetto, sì. Antonio, aspetto eventualmente anche Filippo per questa attività. Sul fronte più professionale, nulla. Mauro, perdonami, sul fronte professionale, dopo un po' che dici quello che stavi per dire, se ci cominci a dare anche qualche spunto, perché anche questo è un po' l'intento di questa carrellata con i vari presidenti, quali possono essere i benefici, no? Quindi avendo un po' questo tema che andiamo a toccare ora dell'internazionalizzazione, cioè quali sono i punti di forza che possiamo eventualmente cogliere nella tua zona, sia per quanto riguarda l'import che l'export, e quindi quali vantaggi per le imprese che possiamo coinvolgere, conoscendo tu il tuo territorio ovviamente. Guarda, il nostro territorio ha evidentemente da sempre una vocazione particolare, perché siamo a mezzo tra quelle che sono le situazioni di tra Torino e Milano, quindi una condizione di logistica, ma con una evidenza geografica ben particolarmente vicina a quelle che sono le frontiere. Noi avevamo una parte alta della provincia un tempo, quando eravamo Novara, Verbania, un'unica provincia, con praticamente incuneati all'interno del territorio svizzero, quindi con una vocazione all'esportazione sempre comunque presente. Una cosa è certa, da qui in avanti le nostre aziende, soprattutto quelle del distretto che più tipicamente ci appartiene, che è quello dei rubinettai, della rubinetteria, e quindi anche meccanica sotto certi aspetti di precisione, avrà necessità evidente di rivolgersi nei mercati esteri, non fosse altro perché se non vi è una ripartenza importante di quelle che sono le situazioni dell'edificazione in Italia, diventa anche il mercato di sostituzione, diventa un po' problematico. Quindi avere questa capacità di rivolgere il proprio sguardo
all'estero, all'esportazione è di fondamentale importanza. Il problema vero è se poi la categoria nostra, quindi noi come consulenti aziendali e non tanto come fiscalisti, avremo la capacità e dobbiamo acquisire le capacità di assistenza dei nostri clienti per portarli, per accompagnarli in quelle che sono le situazioni di esportazione. Quindi dobbiamo acquisire una forte preparazione per essere noi un elemento del volano capace di andare oltre le nostre frontiere, che non sono evidentemente solo quelle nazionali, ma sono anche quelle professionali. Bene Mauro, io ti ringrazio, così andiamo ancora avanti. Grazie buon pomeriggio. Grazie. Buon pomeriggio. Bene, adesso ci spostiamo direttamente a Brescia, dove dovremmo avere l'amico e collega Michele Dettamonati. Michele, ciao. Pronto? Michele, dovresti abilitare il microfono, mi dicono. Abilitato, eccomi. Eccoci Michele, ciao. Ciao. Allora, anche a te rivolgo un po' la stessa domanda. Intanto, mi senti? Due brevi note. Vai. Vai, vai, ti sento, vai pure. Michele. Quello che mi hai detto, però faccio intanto un saluto al presidente Civetta, Antonio Digliotti e a Maria Invitti per l'invito e per la opportunità. Un saluto da Brescia, che è una dei territori. Michele, non si sente bene però, ci deve essere qualche problema di linea. Però ci sto break sulla fiscalità e sull'internazionalizzazione delle imprese. Quindi vi invito e vi rimando a metà ottobre, dove noi crediamo che ci sarà l'opportunità di rincontrarci fisicamente e un ritorno anche alla normalità, una pseudo-normalità. Bene. Va bene Michele, allora quindi ci sentiamo. Mi senti? Ringraziamento e buona giornata e buon lavoro. Grazie Michele. Bene, andiamo ancora avanti, dovremmo avere in collegamento da Piacenza Andrea. Ciao Andrea. Ciao, saluti allora, a tutti. Allora Andrea, anche a te due domande veloci, un po' quindi qual è la situazione là a Piacenza che stiamo vivendo in questi giorni e poi soprattutto come vedi un po' quindi quali possono essere le aree in cui possiamo parare quindi sviluppo relativamente sia all'importo che all'esport e quindi noi come nuovo sviluppo professionale relativamente alla internazionalizzazione. Ma guarda, la situazione qua a Piacenza dal punto di vista sanitario è stata particolarmente grave, solo negli ultimi giorni sta migliorando. Il lockdown è stato molto sentito da tutte le imprese, le quali si sono attenute alle regole del governo in maniera direi molto precisa e attenta. Tutti hanno una gran voglia di ripartire e anche coloro che lavorano sull'esportazione e per i mercati esteri sono pronti a farlo. C'è una grande voglia di fare. Chiaro, la paura che la domanda sia particolarmente asfittica, diciamo così, sicuramente viene colta dagli operatori e anche da tutti i colleghi. Naturalmente si spera che questo un primo momento di attesa possa essere superato e quindi il momento possa avere degli sviluppi assolutamente positivi. In quest'ottica io penso che tutte le iniziative che l'osservatorio e comunque vengano svolte per poter aiutare gli imprenditori nelle loro attività internazionali sia assolutamente ben visto e debba avere un seguito. Noi qua a Piacenza con l'associazione degli industriali
con Confindustria avevamo giusto appunto il 24 dello scorso mese di marzo in programma un importante convegno che vedeva tante parti e tanti relatori. Purtroppo quello che è accaduto non ci ha permesso di farlo, mi auguro che nel prosieguo si possa agire e ripeterlo, perché sono momenti di aggregazione molto importanti per tutti. Bene, grazie, grazie Andrea per aver partecipato e ci sentiamo certamente nei prossimi giorni. Grazie. Grazie. Bene. A voi, buon lavoro. Grazie. Bene, andiamo ancora avanti, dovremmo avere in collegamento Davide Moro da Treviso. Pronto, Davide, il microfono attiva la... Eccomi qua. Eccoci, eccoci. Vai Davide. Tutti. Tanto grazie, grazie dell'invito, grazie al presidente Civetta, un caro saluto a Filippo e a tutti i presidenti che mi hanno preceduto e che mi seguiranno. Cosa dire? Una provincia come la nostra, piccolina, in cui l'export la fa da referente, la fa da elemento vincente, vi do solo questo dato. Circa il valore dell'export è di circa 100 milioni a settimana per il nostro territorio. Fermare l'export dal mese di marzo, potete immaginare cosa voglia dire per noi. E benvengano quindi questi momenti di confronto, perché penso che per noi sia un momento importantissimo di riaffermazione del ruolo, riaffermazione di quello che possiamo fare in una situazione delicata come questa. E l'importante è farci trovare pronti e come lo siamo sempre stati, e non solo per quell'aspetto che c'è proprio dell'aspetto tributario fiscale, ma sappiamo che abbiamo molte più competenze da fare. Queste si possono creare solo tramite relazioni e univocità di intenti, e anche su questo penso che sia importante avere un'unica voce come commercialisti e come gruppo di lavoro. Non mi dilungo su altro, perché penso che ho visto che sono tanti presidenti dopo di me, ma oggi quello che è stato detto non posso che condividerlo, e penso che siamo tutti sullo stesso fil rouge che ci guida. Quindi sì. Grazie a Roma, grazie per questo webinar, che sicuramente deve essere tempestivo e pronto, prima che arrivino gli stranieri e partano le aziende estere, partano prima di noi, che andiamo a perdere ulteriori quote di mercato interne ed esterne. Ecco, grazie. Bene, grazie, grazie a te. Bene, andiamo ancora avanti. Adesso andiamo alla Toscana, che è rappresentata da Giovanni. Giovanni, che dovrebbe essere in linea. Sì, eccomi. Ah, Giovanni, tu oggi rappresenti la Toscana, hai una serie di ordini quindi che ti hanno delegato. Vai. Sì, allora io vi ringrazio a nome dei colleghi, porto il saluto di Carlo Taccardi per Lucca, per Livorno Matteo Trampi, per Grosseto Fabio Tocci, e io che sono di Arezzo posso dire che è stato un momento difficile, particolarmente difficile. Noi abbiamo perso 230 aziende in questo primo trimestre nel distretto aretino, è il dato peggior degli ultimi 10 anni. Però abbiamo anche dei riscontri positivi, soprattutto per quanto riguarda la Cina. Vorrei dare quindi un segnale di ottimismo, cioè parlando con clienti e fornitori delle aziende qui del distretto, comunque si sentono i cinesi molto gasati, si sentono i cinesi convinti di poter ripartire, e in qualche modo hanno un po' la convinzione di essere, come dire, il paese trainante, forse superiore anche agli Stati Uniti in questo momento. Direi che, visto che noi siamo anche attenti alle quotazioni di oro e di petrolio, per quanto riguarda l'oro, dopo un primo calo, perché la nostra economia è soprattutto basata sul distretto dell'oreficeria, si sta rivelando un bene rifugio, quindi il prezzo torna a salire, e questo è negativo per le nostre imprese, perché è un impegno finanziario che si aggiunge a quello della materia prima. Per quanto riguarda invece il prezzo del petrolio, questo calo ovviamente deprime un po' i mercati statunitensi e anche quello degli Emirati, e quindi per noi che abbiamo un polo del lusso, quindi pelletteria, abbigliamento, oreficeria, è una cosa che porta preoccupazione. Prada ha riaperto i battenti già la settimana scorsa, ma se mi date qualche minuto vorrei parlare anche un po' della Toscana in generale, visto che quindi per quanto riguarda invece, diciamo, il settore del turismo,
Naturalmente non credo che ci sia da commentare la situazione drammatica che si crea, e sarà l'ambito più difficile da sostenere, ma più urgente, direi. Per quanto riguarda il polo della cantieristica, c'è un fermo assoluto. Per quanto riguarda invece l'attività portuale, soprattutto su Livorno, abbiamo un grosso problema per quanto riguarda lo stoccaggio delle auto, quindi continuano ad arrivare le auto che erano ormai in nave, le produzioni sono ferme, i concessionari non accettano più le consegne perché sono chiusi, e quindi questo sta creando un grosso intoppo. Naturalmente anche la croceristica è ferma, e anche questo incide sugli aspetti che riguardano il porto. Per quanto riguarda Lucca invece ci sono più luci che ombre, perché il settore cartario, quello del tissue, quello del packaging, è in grande richiesta, quindi è in grande incremento. Anche sappiamo la carta igienica nei paesi anglosassoni che diventa un bene preziosissimo, e quindi il settore cartario del lucchese devo dire che ha dei segnali positivi. Per quanto riguarda infine l'agroalimentare, luce e ombre, anche qui soffre chi ha fornitore, diciamo, di ristoranti e di tutta, soprattutto del settore appunto del vinicolo e della ristorazione, ma invece la gente comincia a essere più invogliata a cucinare a casa, quindi comunque c'è una discreta tenuta del mercato del consumo dell'agroalimentare sul privato. Ecco, questo è un po' il quadro degli highlight della nostra regione, e spero di essere stato esauriente. Bene. Bene, allora intanto ti ringrazio per aver partecipato e soprattutto per il compito che ti è stato un po' affidato di rappresentare quindi una serie di ore. Grazie, anche grazie a te, buon pomeriggio. Grazie. Bene, adesso dovremmo andare a Frosinone, dove dovrebbe essere in collegamento con noi il collega e presidente Domenico Cialenta. Domenico? Pronto? Domenico, il microfono. Eccomi. Ciao Domenico. Buongiorno a tutti. Allora, hai un po' ascoltato anche te un po' quello che dicevano i tuoi colleghi presidenti, un po' quindi la situazione là in loco, e poi soprattutto un po' quindi gli sviluppi che possono esserci a seguito un po' di queste iniziative, sia per quanto riguarda le aziende che intendono importare, ma soprattutto quelle che vogliono anche esportare, e il nostro ruolo, che quindi comincia a essere diverso da avere i consulenti delle aziende. Allora, anzitutto un ringraziamento a te direttore, un ringraziamento a Mario Civetta e a Filippo Invitti, a cui devo testimoniare una costante vicinanza ai progetti di sviluppo dell'Ordine di Frosinone. Filippo è sempre presente da noi, così come anche Mario Civetta ci sostiene in tante iniziative. Sono molto d'accordo con quanto ha detto Luca Svisio, che queste iniziative dovrebbero diciamo unire un po' tutti i presidenti, soprattutto in questa situazione particolarmente difficile per il sistema paese. In particolare, in realtà credo sia nostro compito come categoria quella di sostenere gli imprenditori, di supportarli, di aiutarli a valorizzare le eccellenze italiane, soprattutto in un momento come questo. Diciamo che sicuramente Frosinone è una provincia particolarmente colpita, come tutte, da un punto di vista economico. Fortunatamente la situazione da un punto di vista sanitario è molto meno pesante di altri territori, però da un punto di vista economico sapete che è la provincia del Lazio che dopo Roma esporta di più. C'è stato un ricorso massiccio alla cassa integrazione, quindi ben vengano queste iniziative per cui dove i dottori commercialisti dovrebbero poter offrire risposte agli imprenditori su alcuni temi essenziali, che in buona sostanza sono proprio quelli a cui le imprese che vogliono internazionalizzare devono dare risposte. Facciamo degli esempi: la valorizzazione quindi delle eccellenze, quindi delle risorse immateriali delle imprese, avere strumenti finanziari adeguati, ma io aggiungerei anche la capacità di saper attrarre investimenti e quindi di poter comunicare agevolmente i risultati e le performance di queste imprese all'esterno.
Voglio quindi ringraziare tutti, ma vorrei lanciare un altro tema legato sempre all'internazionalizzazione. È un input che do a Filippo, riguarda magari l'organizzazione di un nuovo webinar sugli adempimenti doganali, dove spesso è necessario, magari in collaborazione con l'Agenzia delle Dogane, noi spesso lo facciamo perché ci rendiamo conto che è forse necessario in alcuni territori rafforzare anche le nostre competenze. Grazie a tutti. Grazie. Quindi certamente Filippo si farà parte attiva di questa un po' tua richiesta, di questa iniziativa, e cercherò di spingerlo anch'io. Bene, adesso andiamo ancora avanti. Dovremmo avere in collegamento da Pescara l'amico e collega Giancarlo Grossi. Ciao Giancarlo. Buonasera a tutti, bentrovati, grazie per l'invito, siete stati molto gentili, iniziativa assolutamente apprezzabile, oltre che condividerla con tutti gli amici e colleghi presidenti, io sono l'unico abruzzese, mi sembra di aver visto nella scaletta. L'Abruzzo è una regione che ovviamente, quanto alla vocazione all'export, ha dei settori che vanno bene, vanno come eccellenza, penso soprattutto all'agroalimentare. Abbiamo il settore del vino, che è un settore estremamente trainante, ma non è soltanto quello, perché abbiamo anche la meccanica di precisione e un'altra serie di settori. Quello che volevo segnalare era però questo: torno un po' indietro sui passi, e il momento che stiamo vivendo è un momento sicuramente a livello storico, forse il momento più grave dal dopoguerra. Ebbene, l'unico momento che forse è paragonabile quanto alla capacità di resistenza del nostro sistema è stato forse il 92. Nel 92, però, visto che parliamo di export, potevamo godere della spinta non trascurabile delle svalutazioni competitive. Il 92 era ancora il tempo in cui avevamo una moneta sovrana, avevamo una banca centrale sovrana, e tutti i paesi giocavano a svalutazioni competitive proprio per attrarre, per sviluppare, per spingere le proprie esportazioni. Ebbene, l'appartenenza all'euro non consente più quel tipo di svalutazione, se non in un'area molto più ampia, ma credo che oggi l'Europa a tutto stia pensando tranne che a una svalutazione globale dell'area euro. E allora vuol dire che l'unico modo che abbiamo è quello di puntare sulle eccellenze, puntare sulle eccellenze dei settori produttivi, puntare sulle eccellenze invece di tutti quelli che sono le capacità dei nostri imprenditori. E allora noi commercialisti dobbiamo essere vicini a loro. Il nostro slogan non a caso è utili al paese. Poi, se mi permettete 4 secondi di polemica, abbiamo scoperto nottetempo e per decreto di essere diventati anche essenziali. Peccato che qualcuno abbia dimenticato di dirlo forte in giro, perché per esempio mi sembra il presidente dell'INPS questa notizia non sia arrivata. Però al di là di tutto, e non voglio ovviamente, qui esce un po' fuori la mia verve sindacale, io ho da sempre appartenuto al sindacato, quindi insomma esce un po', però tornando a noi, al tema soprattutto, così non mi dilungo neanche e lascio spazio agli altri, quello che c'è da dire è che invece, per quanto riguarda la nostra posizione, noi dobbiamo essere pronti ad assistere i nostri imprenditori. I nostri imprenditori hanno bisogno di supporto contrattuale, perché le esportazioni si fanno soprattutto avendo contratti validi, avendo contratti fatti per bene. Sostenerli da un punto di vista della gestione economico-aziendale, finanziaria, l'utilizzo di tutte le risorse bancarie che servono a sostenere l'export in termini di garanzia agli incassi, di garanzia ai pagamenti sulle materie prime. Dobbiamo assistere, ho sentito prima parlare di materie prime. Bene, io sono in un collegio sindacale di un'impresa che lavora con rame, e lì c'è costantemente necessità che il collega che li segue da consulente, in parte anche noi, siamo sempre pronti con il discorso, per esempio, dei tassi di copertura per l'oscillazione dei prezzi del rame, che è una materia prima che è assolutamente variabile. Ecco, noi commercialisti, soltanto noi, e in questo la differenza con chi non è dottore commercialista e non ha il nostro background è chiara, soltanto noi possiamo fornire questi servizi. Benvengano allora queste webinar, chiamiamoli così perché oggi si usa così, benvengano questi incontri, spero di farne ancora tanti, spero anch'io di partecipare a tanti di questi, vi auguro un proficuo lavoro, vi ringrazio di nuovo per l'invito, vi saluto e buon lavoro a tutti e a presto, rivederci. Grazie Giancarlo. Bene, andiamo ancora avanti, dovremmo avere adesso in collegamento da Isernia Alberto Santolini. Ciao Alberto. Ciao, buon pomeriggio a tutti, mi sentite? Sì, forte e chiaro, vai. Grazie. Volevo ringraziarvi dell'invito, un saluto al Presidente di Roma Mario Civetta che ci ha ospitati,
non me ne vogliono, un abbraccio fraterno all'amico Filippo, che è stato anche relatore l'anno scorso al nostro diciamo convegno sulla internazionalizzazione. Un ringraziamento anche al direttore Antonio Gigliotti, che sto seguendo un po' di più, perché chiaramente, stando a casa con queste restrizioni, noi diciamo come presidente di un piccolo ordine ci fanno comodo e ci è veramente con piacere che seguiamo le tue dirette per i crediti formativi. Bene. Un saluto a tutti i presidenti che si sono collegati e a tutti i colleghi. Volevo solo dire due cose. Il Molise, che appartiene a Isernia, è una piccolissima regione, e come abbiamo già sviscerato l'anno scorso nel convegno con Filippo, abbiamo delle chicche naturalmente di esportazione nell'agroalimentare, nella meccanica, eccetera. Per cui ben venga questo incontro che dà di ripartenza, di fiducia a tutti i nostri colleghi che ne hanno veramente bisogno, perché specialmente nei piccoli centri la crisi si sente e si sentirà ancora per parecchio tempo. Grazie a tutti e buon proseguimento. Grazie Alberto, grazie per aver partecipato. Ti ringrazio anche per le parole di incoraggiamento che mi hai dato. Andremo sempre più avanti così. Bene, adesso scendiamo e da Salerno dovremmo avere in collegamento l'amico Salvatore Giordano. Ciao Salvatore! Ciao a tutti. Io volevo salutare sostanzialmente, a parte te, che voglio dire, ultimamente ci stiamo vedendo anche un po' più spesso con le tue dirette, e questo ci fa piacere, ha ragione sicuramente Alberto. Volevo salutare Filippo, che io per la verità attendo a Salerno, naturalmente, appena le condizioni del paese ce lo permetteranno, e naturalmente un grazie a chi ci ospita, e quindi a Roma e al presidente Mario Civetta. Per quanto riguarda i presidenti, sicuramente sono d'accordo con Luca, condivisione fra gli ordini, non è il momento questo di dividerci e quindi di creare delle fratture. Io vorrei che il nostro Consiglio nazionale prendesse in considerazione tutte le istanze, anche di chi un po' più piccolo come ordine, come sostanzialmente il mio, però ogni tanto tra tante fesserie che dice forse qualcosa di buono ci sarà, no? Fatto 100, voglio dire, le cose che uno dice, almeno una nella vita sarà come dire, positiva e interessante. Sono anche d'accordo con Domenico Celenza per quanto riguarda un webinar per quanto concerne... Salvatore, mi dicono che ti vedono bene, sei un bel ragazzo, però vorrebbero sentirti anche un po' di più. Ah, va bene, allora cerco di avvicinarmi rispetto, diciamo, voglio dire, al computer. Alzare un po' la voce. Vai. Sì, no, volevo dire invece per quanto riguarda Domenico Celenza, sono convinto che bisogna fare un webinar rispetto alle pratiche doganali, soprattutto in questo periodo in cui c'è un'importazione massiccia, soprattutto di DPI piuttosto che di altre situazioni. Qualcuno si è inventato un nuovo lavoro vista la difficoltà, quindi le pratiche doganali secondo me sono fondamentali nell'ambito dell'internazionalizzazione. Io parlerei, per quanto riguarda la campagna di turismo, che è in crisi, in ginocchio, e che sostanzialmente però con l'internazionalizzazione intesa in senso ampio sicuramente si può rilanciare. A Salerno c'è un aeroporto dove sono stanziati, se non sbaglio, 500 milioni, e non riesce a ripartire per un problema TAR con qualche latifondista della zona, e purtroppo la burocrazia blocca quello che invece potrebbe essere un rilancio netto della Campania sostanzialmente in generale, della provincia di Salerno in particolare. Saluto tra l'altro gli amici Giovanni D'Antonio, presidente di Nocera, Nunzio Ritorto, presidente di Sala Consilina Lago Nigro, e Carmine Sant'Angelo, presidente di Vallo della Lucania. Io volevo sottolineare e concludo che l'internazionalizzazione non è una nicchia e si affianca sostanzialmente all'attività tradizionale. Quindi io dico a tutti i colleghi di approfittare, come voglio dire, anche di queste che noi riteniamo delle situazioni o dei lavori che sostanzialmente sembrano molto lontani da noi, ma che invece sono fondamentali. Quindi mi fa piacere che Filippo porta avanti questa nicchia, questa branca della nostra professione.
noi abbiamo bisogno di consulenze sull'internazionalizzazione, in particolare per attrarre capitali. Non voglio levare tempo ovviamente ai relatori, vi ringrazio, naturalmente io quando mi chiamerete, vorrete chiamarmi, sono sempre a disposizione, a vostra disposizione. Bene, grazie Salvatore, grazie anche a te per aver partecipato. Bene, andiamo ancora avanti adesso, quindi andiamo in Puglia, dovremmo avere in collegamento da Trani Antonio Soldani. Ciao Antonio! Ciao, buon pomeriggio a tutti. Ecco, allora, saluto, intanto un ringraziamento al direttore Gigliotti, all'amico Filippo Invitti e a Civetta, il presidente dell'Ordine di Roma. Intanto volevo associarmi ai complimenti che sono stati fatti a Gigliotti per questa, diciamo, vicinanza che ci fa sentire un po' più uniti da questo punto di vista. Il webinar sarà sicuramente, abbiamo cominciato ad apprezzarlo in tutte le sue realtà, in tutte le sue funzioni, anche perché lo strumento informativo e formativo va ripensato in questa direzione. È chiaro che dobbiamo sempre salvaguardare e privilegiare quelli che sono gli incontri diretti per tutta una serie di considerazioni che possiamo fare, ma questi strumenti sono assolutamente essenziali. Andiamo sull'export. Noi purtroppo in Puglia nell'anno 2019 abbiamo registrato una perdita secca di esportazione e questo praticamente non è un dato che ci fa stare tranquilli e purtroppo questa perdita è abbastanza spalmata. Il TAC, tessile, abbigliamento e calzaturiero, ha perso più o meno l'1,2%, ma ha perso l'agroalimentare, che è la nostra caratterizzazione, soprattutto diciamo della zona del nord barese, meno 8,3%. Poi la chimica, il metallo, ovviamente per ovvie ragioni. E questo nell'anno 2019. Oggi ovviamente con tutta questa battuta d'arresto non è certamente facile risalire la china. Qua è molto importante la nostra funzione di formazione dei nostri imprenditori, ma anche di noi stessi per quanto riguarda la consulenza alla internazionalizzazione intesa in senso molto ampio. E quindi ben vengono queste iniziative, grazie a tutti e saluto tutti quanti i colleghi collegati. Grazie, grazie anche a te di aver partecipato, andiamo ancora avanti, dovremmo avere adesso in collegamento da Brindisi Fabio, Giovanni Fabio. Ciao Giovanni! Sì, conosciuto meglio come Fabio. Buongiorno a tutti, mi associo a quanto è stato detto sinora a tutti i presidenti che mi hanno preceduto e ringrazio sia te direttore, che sta svolgendo veramente un lavoro incredibile, eccezionale, per starci vicino, sia l'amico Filippo Invitti per il cortese invito rivoltomi, sia naturalmente l'Ordine di Roma, il padrone di casa. E dobbiamo ricordare anche, e dobbiamo salutare gli illustri relatori, che senza dubbio ci offriranno delle interpretazioni, delle soluzioni, dei suggerimenti per utilizzare quanto messoci a disposizione dalle norme per affrontare questo difficile periodo, che un po' tutti noi, istituzioni, aziende, imprese, professionisti, cittadini in genere, stiamo vivendo. Devo riconoscere l'amico Filippo Invitti, che è stato veramente uno dei precursori dell'attività di internazionalizzazione, visto e considerato che sono diversi anni, come appunto riconosceva lo stesso Presidente dell'Ordine di Roma, che opera in questo campo. La conferma dell'importanza che sta sempre più avendo il tema della internazionalizzazione viene data anche dallo stesso decreto liquidità, che ha riservato quasi il 50%, anzi il 50% delle garanzie, 200 miliardi su 400, proprio a tutela dell'export. Per quanto riguarda quello che accade in Puglia, devo associarmi a quanto anzi detto dall'amico Antonello Soldani. Ho sentito anche l'amico Mario Cardillo, il presidente dell'Ordine di Foggia, saluto. E mi diceva che appunto c'è stato un grosso calo dell'export anche lì a Foggia per quanto riguarda l'agroalimentare. Come i piemontesi per la Francia, come i lombardi per la Svizzera, come il Trivento per i paesi dell'Est Europa, noi qui a Brindisi ci siamo resi conto dell'importanza dei contatti esteri, soprattutto con l'Albania. Nel 1991 sbarcarono oltre 20.000 profughi albanesi, ricordo perfettamente, era l'8 marzo, la notte tra il 7 e l'8 marzo,
e oggi siamo noi ad andare in Albania. Ci sono intensissimi contatti con i dirimpettai albanesi, molte imprese locali pugliesi sono attratte dal basso costo del lavoro, dalla semplicità burocratica, dal basso livello di tassazione. E quindi ormai molti pugliesi preferiscono investire nel paese delle Aquile e da qui la necessità di utilizzare ogni forma di agevolazione dell'esportazione. Ancora una volta riprendo quanto aveva detto l'amico Antonello Soldani. È vero, Antonello, tu ti lamenti dell'abbassamento del calo dell'export, però dobbiamo anche riconoscere che i dati relativi al bilancio commerciale gennaio 2020 sui dati precedenti segnalano un peggioramento notevole per tutta l'Italia. A fronte di previsioni di circa 2 miliardi e 7 di euro abbiamo avuto solamente 500 milioni di surplus contro il valore precedente che era circa di 5 miliardi. Quindi vedete come effettivamente il 2019 è stato un anno pesante per tutti noi, per l'intero paese. Credo quindi e concludo che oggi molto più di ieri noi commercialisti dovremmo riservare sempre maggiore attenzione a tutte quelle aziende che ci chiedono di esplorare eventuali sbocchi con l'estero, e quindi ben vengano tutte quelle iniziative come questa che possano meglio farci comprendere tali dinamiche e renderci sempre più partecipi, sempre più attori del sistema economico italiano. Buon lavoro a tutti e grazie ancora a Filippo, ad Antonio e agli amici dell'Ordine di Roma. Grazie Giovanni, andiamo ancora avanti. Adesso ci colleghiamo con Potenza, dove dovrebbe essere collegato con noi il presidente amico Luigi Vergara. Ciao Luigi. Pronto? Luigi. Buonasera a tutti. Ciao Antonio. Ciao Luigi. Saluto Filippo, saluto tutti i presidenti. È veramente un piacere stare qui con voi. Io sarò molto sintetico perché credo che è giusto lasciare spazio ai relatori che seguiranno. Desidero però sinteticamente porre l'accento su tre questioni. La prima, focus sull'economia della regione Basilicata e sull'internazionalizzazione. La nostra regione ha la più alta attitudine all'export in termini di PIL rispetto al Mezzogiorno d'Italia. I dati relativi all'esportazione si riferiscono a tre assi: settore automobilistico Fiat di Melfi, comparto agroalimentare, soprattutto nell'area del Materano, sono questi i settori più importanti, e ovviamente registriamo una leggera perdita nel 2019 in termini di export. Dati ovviamente il petrolio, che come sapete è la risorsa principale ovviamente della regione Basilicata. I dati risentono ovviamente del lockdown, per cui c'è una tendenza alla flessione per quanto riguarda l'export. E per quanto riguarda questo discorso, credo che sia importante porre l'accento un secondo sull'importanza dell'internazionalizzazione in questo momento storico per noi commercialisti. Guardate, prima è sempre stata un'attività accessoria, riservata ai più esperti, Filippo ovviamente ne è un rappresentante, e noi, dico a te Antonio, in quanto ex ufficiale della Guardia di Finanza, sempre dediti alla materia fiscale, abbiamo visto sempre in chiave accessoria il tema dell'internazionalizzazione. Oggi riguarda tutti. Le richieste che arrivano qui sul territorio sono di imprenditori che ci chiedono cosa fare, e nel cosa fare c'è un'attenzione particolare ad esempio all'e-commerce. Ma l'e-commerce come si affronta senza il tema della internazionalizzazione? Ed allora finisco, vedo che negli interventi che seguiranno ci sono tutti gli spunti in materia di formazione a questo tema anche per noi commercialisti. Dobbiamo essere noi il tramite per le imprese, anche quelle più piccole, e queste iniziative debbono andare avanti. Grazie. Grazie. Intanto quindi Filippo che ci vede, ci ascolta, ricordo Filippo che ci hanno praticamente richiesto in diversi, poi eventualmente ci facciamo promotori di questa richiesta, di farne qualcuno sugli adempimenti doganali, sono diversi presidenti che ce l'hanno chiesto. Quindi adesso poi subito dopo eventualmente facciamo il punto e vediamo se riusciamo a metterlo giù un corso di tal genere. Bene, andiamo ancora più giù e dovremmo avere in collegamento da Paola Giorgio Sganga. Ciao Giorgio! Pronto? Giorgio, ci sei? Ciao! Ti vediamo, ecco. Ti vediamo nell'ombra, ti ciao, sentiamo. Ciao Antonio, ciao! Bene, vai Giorgio! Sono nell'ombra, sono contro. Va bene, la regino mentre parlo.
Intanto grazie a tutti. Devo dire un grazie particolare a Filippo Inviti, che dell'Internazionale ce l'ha sempre parlato, e come Antonio Gigliotti ricorda, non tutti quanti lo abbracciavano. È stato bravo Mario Civetta a capire che c'era della stoffa e affidargli l'osservatorio dell'Ordine di Roma. È un ragazzo prodigio, Filippo. Esatto, tu eri il ragazzo di Calabria, ormai hai spiccato il volo. Lui è il ragazzo prodigio, ma Civetta, che la vede lunga, l'ha capito. Bravo, bravo Filippo. E guardate, può sembrare un assurdo, no? Ma noi qui in Calabria, c'è anche Gigliotti che, essendo anche lui calabrese, anche se ormai è diventato per ora nazionale e fra poco internazionale, sono un po' geloso però, Antonio. E noi la crisi la sentiamo di meno. Sentiamo di meno per un motivo. In termini di prodotto interno lordo, il nostro export è all'ultimo posto d'Italia, no? Perché noi, non avendo il petrolio come in Basilicata, non avendo la Fiat come in Basilicata, in parte, in piccola altra parte del Mezzogiorno, non avendo quindi né manufatturiero né meccanico, il nostro PIL in termini internazionali spicca solamente un po' di agroalimentari, che per fortuna non si è fermato. Ma noi la crisi non la sentiamo, io dico, ma non è una battuta, lo dicevo al mio amico di Bustarsizio, no? Ermanno Vertammer, noi ci siamo sempre in crisi, la nostra è una crisi ed è difficile sentirlo. Ma guardate, la crisi più profonda c'è nel momento in cui si capisce che non gira l'economia del paese e quindi non ci saranno da qui a poco nemmeno i soldi per pagare quello statale o quel pensionato che riesce a reggere un po', un tantino, l'aspetto reddituale. Cosa fare? C'è tanto, vedete, l'aspetto importante in questo momento, che è stato già detto da Antonio in infinite occasioni, è quello di dare liquidità. Liquidità non è arrivata, non sta arrivando. Io credo, non credo, così come tutti noi abbiamo visto, di soldi ormai ce n'è a tonnellate. Bisogna vedere come arrivano. Numero uno, l'Europa, l'Italia ha preso i soldi a fondo perduto, quella stessa parte di soldi che ha preso a fondo perduto la deve dare agli imprenditori italiani. La liquidità che dovrebbero far girare le banche non le fanno girare perché, come ha detto Gigliotti in due occasioni televisive, complimenti ancora Antonio, la cosa importante è qual è? Non arriva, perché la burocrazia è uguale a asfissia ormai. Allora, quale momento migliore, Gigliotti, tiriamolo fuori, quale momento migliore per tirar fuori questo commercialista come intermediario della fede pubblica e quindi poter dire cose che stiamo facendo in Calabria, che hanno fatto già in Campania, utilizzare il commercialista iscritto all'albo e quindi garantito con assicurazione e quant'altro come intermediario della fede pubblica, e quindi si arriva il pacchetto per l'impresa X che poi deve esportare, lo fa con un visto di conformità pesante. Inventiamoci qualcosa, Antonio, tu questa battaglia, siccome tu ci credi, te l'ho sentita dire tante volte, poi lasciatemelo dire, Antonio Gigliotti non lo dice mai, però io lo posso dire anche perché non mi potete tagliare. Nel 2016, quando è stato fatto il bel lavoro sul commercialista di base, c'è anche la sua mano, quella del 2016. Allora, in questo momento l'intermediazione del commercialista può andare avanti. Finisco con un'idea, la butto lì, Filippo, Antonio, ma non si può parlare, noi abbiamo un qualcosa,
non si può canalizzare il flusso turistico. C'è un import di turismo, Antonio, nelle nostre terre, che vanno dalla punta della Sicilia, che fra poco partirà e parlerà, e saluto sin da momento, da capo spartimento, fino ad andare a finire su nel nord Italia, Friuli, Veneto, passando per la Sardegna e per tutte le nostre isole. Una canalizzazione dei flussi turistici che diventa una importazione di nostro prodotto, che è mare e che è sole. Chiamiamoli qua, facciamoli beneficiare, portano i soldi, arricchiscono la nostra bilancia di pagamento e andiamo avanti. Un appello, ed ho finito davvero. Saluti a tutti, stiamo uniti, però non facciamoci mancare la voglia di criticare ognuno di noi con spirito costruttivo. Io chiudo dicendo grazie, Antonio, grazie davvero che finalmente sei diventato, no, il megafono, e non solo il megafono, perché riesci a essere anche uno che interloquisce direttamente dalla nostra categoria. Bravo Filippo, bravo Mario, che arrivino ancora di questi avvenimenti. Ciao a tutti. Grazie, grazie Giorgio. Io, prima di passare un attimo la linea a Mario, io vorrei fare così tesoro anche di alcune indicazioni di quelle che stiamo raccogliendo da parte di vari presidenti, e questo un po' è il tesoro anche di questi incontri web che stiamo facendo. Beh, pensate un po' al casino che stanno compiendo questi giorni le banche, no? Se noi ci proponessimo come degli interlocutori certificati, perché abbiamo la competenza, abbiamo le qualità, abbiamo le certificazioni perché siamo iscritti, ebbene, quindi voi immaginate quanta praticamente burocrazia noi riusciremmo in questo momento particolare a bruciare, creeremmo del lavoro, perché noi alla fine lo dobbiamo fare sto lavoro, nel senso che poi i clienti quindi ci richiedono documenti, bozze. Allora, a fare noi per conto delle banche che sono garantite, proviamo a immaginare quindi quanto lavoro riusciremo a portare all'interno degli studi, ma questa volta lavoro che produce reddito, che produce, quindi che fa cassa. Ecco, sono queste un po' alcune delle iniziative che dovremmo un po' spingere e che cercherò un po' di sottoporre anche ai nostri rappresentanti. Ebbene, adesso andiamo in Sicilia, dove dovremmo avere in collegamento Mario Squameli. Ciao Mario! Ciao! Ciao Antonio, ciao Filippo, buonasera a tutti. Scusatemi, mi sono collegato in ritardo per un contrattempo, non riesco qua ad essere inquadrato. Eccoci qua, Mario, vai. Qui ci riesco. Ah, va bene così. Va bene, va bene. Mi ricollego al ragionamento che faceva poc'anzi Giorgio. E vorrei dire che effettivamente nel Mezzogiorno la crisi, non sono d'accordo sul fatto che gli effetti della crisi si stanno sentendo un po' di meno, perché noi già eravamo in crisi, e questo è vero. Chiaramente questo per il tessuto produttivo del Mezzogiorno, della Sicilia, dal mio punto di vista è stata un'ulteriore mazzata. Dal punto di vista della potenzialità del Mezzogiorno sono invece d'accordo con Giorgio, perché credo che questo Covid sia l'occasione intanto per rivedere anche la distribuzione demografica all'interno del territorio italiano, perché noi abbiamo visto che non è che poi è sempre necessario stare a Milano o a Bergamo per lavorare, e abbiamo visto quali sono gli effetti devastanti che ha avuto questo virus in quelle comunità lungo l'A1 fino ad arrivare, diciamo così, al centro Italia. E credo che questo possa essere un elemento di riflessione per tutti, per dire che nel Mezzogiorno, dove i centri più piccoli ormai da 30 anni sono spopolati e questa emorragia non si ferma, dove nelle aree montane praticamente ci sono ora da tempo, ci sono qua in Sicilia immobili che si vendono a un euro, credo che il momento giusto per rilanciare l'appeal naturalistico. Mario, ogni tanto ti perdiamo con il collegamento. Pronto? Sentite? Sì, adesso sì, dai. Quindi dicevo, non so dove siamo rimasti, dove
fino a che punto mi ascoltavate. Dicevo che questa è l'occasione per dire che il Mezzogiorno ha tante opportunità e che vivere nel Mezzogiorno significa anche vivere bene, significa, come diceva anche Giorgio, poter attrarre un numero di persone che dal nord o dal resto dell'Europa vengono e soggiornano e abitano nel Mezzogiorno, dove possono contribuire anche con gli incentivi che ci sono sul piano della ristrutturazione. Noi per esempio in Sicilia siamo zona sismica 2, dove si può costruire, si può ristrutturare o ricostruire un immobile con un bonus fiscale dell'85%, tanto per dare un'idea. Quindi credo che questa crisi è l'occasione per ripensare tante cose, ma soprattutto insistere. Io non capisco perché, per esempio, sul piano del turismo non si attenzione al fatto che il Mezzogiorno in qualche modo è stato indenne dal virus. Quei pochi casi che ci sono stati come dire, importati in Sicilia da 400.000 tra giovani e lavoratori che lavoravano al nord e chiudendo le fabbriche sono ritornati, e su 400.000 persone che sono ritornate noi abbiamo avuto 2.300 casi, tanto per dare idea. Quindi dico che al di là del fatto che chiaramente la alimentare ha bisogno delle competenze che per le cose che sono state dette noi possiamo dare bene, però dico oltre alle queste competenze c'è un appeal territoriale che secondo me va promosso nell'interesse come dire della categoria, ma soprattutto nell'interesse del territorio. Non so se sono stato chiaro, grazie. Assolutamente sì, Mario, sì. grazie, sei stato molto chiaro, grazie per aver partecipato. Noi andiamo ancora avanti. Adesso io quindi passo la parola a Filippo che comincia un po' a presentare quelli che sono un po' i relatori. Vai Filippo. Pronto Filippo? Mi dicono che ci sono problemi di audio, non ti si sente. Filippo, allora? Pronto Filippo, ti senti? Ci senti? Filippo, non ti sente nessuno. Prova a uscire, a rientrare. Tu senti, ma non ti sentiamo noi, non ti sente nessuno. Bene, intanto che Filippo tenta un po' di rifare il collegamento, io vedo intanto in linea, quindi che dovrebbe esserci Maurizio Forte, direttore del coordinamento marketing. Pronto? Eccomi. Eccoci. Allora Maurizio, a te quindi passo la parola così inizi un po' la tua relazione sui nuovi strumenti dell'ICE per sostenere l'export delle piccole e medie imprese. Perfetto, grazie. Innanzitutto grazie Presidente Gigliotti, grazie all'Ordine dei Direttori e Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, ai colleghi di Sace Simest e Assocamere Estero che sono compagni di avventura, ovviamente all'amico Filippo Invitti che insomma ha fatto un po' da trade union e anche mi ha fatto arrivare questo invito.
Beh, viviamo sicuramente in un momento molto difficile, molto complicato, e l'agenzia ICE vuole evidentemente fare la sua parte. Abbiamo messo in campo numerosi strumenti, di cui quello che in modo particolare vi voglio parlare oggi è il nuovo catalogo dei servizi. In realtà il nuovo catalogo dei servizi che nasce a dicembre dello scorso anno, quindi in un momento diverso da quello attuale, ma che comunque da quello attuale era accomunato sicuramente dall'esigenza di essere più vicino alle imprese e di alleviare e alleggerire anche il carico dei corrispettivi che le imprese sono chiamate a versare nel momento in cui acquistano i servizi dell'agenzia. Ovviamente poi con tutto quello che è accaduto a seguire questa politica si è rivelata particolarmente adatta. Che cosa significa il nuovo catalogo dei servizi ICE? Beh, molti di voi hanno dimestichezza con la nostra organizzazione, molti di voi hanno accompagnato e accompagnano aziende sui mercati esteri, utilizzano i servizi dell'ICE e quindi non hanno particolarmente bisogno di spiegare che cosa è la nostra agenzia. Per gli altri ricordo che l'agenzia ICE è agenzia del governo che si occupa dell'internazionalizzazione delle imprese, è presente in 65 paesi all'estero con 78 uffici e fra le sue attività, oltre a quella della promozione del Made in Italy, l'altra molto importante è proprio quella di assistere le aziende one to one erogando dei servizi, servizi che possono essere in base al contenuto gratuiti o a pagamento. Con il nuovo catalogo abbiamo fatto due cose importanti. La prima è stata quella di semplificare, perché sentivo dire che burocrazia è uguale asfissia. Sappiate che la burocrazia uccide anche la burocrazia, quindi noi siamo spesso i primi, ovviamente, peraltro come dipendenti pubblici, a doverci muovere fra tante regole, tanti obblighi e tante responsabilità. Quindi siamo i primi a capire quanto sia importante, quando si dialoga con le imprese, semplificare. Siamo passati da 43 servizi a 28. Non significa che abbiamo ridotto il numero di servizi, significa che li abbiamo accorpati e semplificati. Di questi 28 servizi, 20 sono interamente fruibili online, cioè 20 sono interamente gratuiti e la metà è fruibile direttamente online andando sul sito ice.it. Per quanto riguarda gli altri 8 servizi a pagamento, parliamo dei servizi che sono più complessi, la ricerca partner, ricerca investitore, l'utilizzo delle strutture ICE, l'organizzazione di eventi, gli incoming in Italia, le informazioni riservate, i servizi di alta consulenza personalizzata. Questi servizi erano e restano a pagamento perché ovviamente, come dicevo, sono servizi ad alto valore aggiunto, sebbene il corrispettivo richiesto da ICE è comunque sempre un corrispettivo diciamo con un prezzo politico e quindi sicuramente molto inferiore a quello che può si può riscontrare sul mercato, anche se, e lo ricordo a voi che siete professionisti, l'agenzia ICE non è concorrente dei professionisti, noi non siamo concorrenti di avvocati, di consulenti, di esperti di marketing, di esperti di materie legali, noi accompagniamo le imprese sui mercati esteri e i nostri servizi, ancorché personalizzati e di alta qualità, si fermano laddove inizia il lavoro dei professionisti, quindi anzi facciamo un eccellente gioco di squadra e siamo complementari nella nostra attività. Vi dicevo, 8 servizi a corrispettivo che però hanno un bel asterisco vicino, soprattutto 3 di questi servizi che poi sono quelli spesso più richiesti dalle nostre aziende, cioè il servizio di ricerca partner commerciale, il servizio di ricerca investitore e l'utilizzo delle strutture ICE. Bene, questi 3 servizi ridiventano gratuiti, quindi ritornano nella prima sezione dei 20 servizi per le aziende che hanno fino a 100 dipendenti, quindi per aziende piccole che hanno maggior bisogno di essere supportate. Per cui nel momento in cui chiederete il servizio vi verrà chiesto di mostrare la visura camerale e se avrete fino a 100 dipendenti la ricerca partner, la ricerca investitore e l'utilizzo strutture ICE fino a 3 giorni, lo devo precisare, diventeranno gratuiti. Si tratta di un'ottima opportunità che molte imprese stanno già utilizzando. Devo però dire a voi che siete professionisti, a voi che ci aiutate ad accompagnare gli operatori, le aziende sui mercati internazionali, che proprio perché adesso abbiamo la possibilità di utilizzare dei servizi in maniera più semplice e gratuitamente, dobbiamo essere più responsabili. Faccio sempre l'esempio che
quando si va in ospedale sappiamo che tante analisi sono gratuite e non è che facciamo tutte le analisi tanto per farle, facciamo solo quelle che ci servono e soprattutto le facciamo con una progressione, prima facciamo un'analisi del sangue, poi se qualcosa non va bene facciamo un'altra, poi un'altra ancora. Ecco, io chiedo a voi di utilizzare la stessa attenzione, la stessa politica di gradualità e di positiva e costruttiva selettività nei confronti delle aziende. Sappiamo benissimo che in modo particolare oggi l'export è un'opportunità a cui tante aziende guardano, molte aziende sono pronte ad affrontare i mercati e quindi le accompagnerete, le accompagneremo insieme e gli daremo con piacere e con orgoglio più servizi di prima gratuitamente. Altre aziende non sono ancora preparate, non significa che non saranno mai in grado di esportare, significa semplicemente che dobbiamo utilizzare altri strumenti come la formazione, come il gioco di squadra fra professionisti e istituzioni. SACE sicuramente vi parlerà dopo di alcuni strumenti molto efficaci che hanno anche loro in tema di formazione. Altre cose le stiamo facendo insieme. Chi non è pronto è inutile che corre direttamente la maratona. Facciamogli correre insieme la gara del quartiere, poi quella della città, poi quella del paese, poi quella mondiale e magari riusciamo a vincere insieme. Fondamentale percorsi di accompagnamento e selezione all'ingresso, dividendo le imprese fra quelle che sono già pronte e che quindi possono essere ready to export, perfetto il titolo che avete scelto, e quelle che invece dobbiamo formare insieme. L'altra considerazione è che le aziende quando affrontano i mercati esteri devono fare con gradualità. Ancorché un'azienda è pronta e ha le capacità di affrontare i mercati esteri, non ha senso richiedere e cercare un importatore contemporaneamente su 30 mercati. Perché neanche un'azienda con 500 dipendenti, di cui 50 nell'ufficio export, è in grado di affrontare 30 nuovi mercati contemporaneamente. Anche qua guidiamo le imprese e facciamogli affrontare i mercati in maniera graduale, uno dopo l'altro, otteniamo successo in un mercato, lo consolidiamo, impariamo dagli errori e passiamo a quello successivo. Siete dei nostri alleati nel diffondere queste opportunità, ma anche nell'aiutarci a farle usufruire a ciascuno al meglio delle sue possibilità. Due informazioni di servizio e poi finisco, non so se sono previste domande in questo formato di webinar, se ci saranno le ascolterò volentieri, però vi chiederei di farle subito perché purtroppo non potrò seguire tutti i lavori e me ne scuso fin da adesso. Le informazioni di servizio sono che, come avete visto, siamo molto impegnati in un programma di webinar, ne abbiamo fatti 6, altri 7 sono già programmati, domani ci attende l'India, se andate sul nostro sito ice.it al banner Mercati Indiretti trovate il calendario, vi iscrivete, siete i benvenuti e di nuovo potrete portare a casa informazioni utili per i vostri clienti. La seconda informazione è che l'agenzia ICE ha messo in campo due misure straordinarie per le nostre imprese. La prima è che le aziende che hanno già pagato delle quote di partecipazione per eventi da febbraio 2021 a marzo, da febbraio 2020 a marzo 2021, per eventi poi cancellati, eventi organizzati dall'ICE, non eventi di qualunque genere, ma eventi organizzati all'estero dall'ICE, vedranno non solo cancellata ovviamente la quota di partecipazione che verrà restituita, ma potranno avere anche un rimborso che va fino a 6.000 euro per le aziende dei beni di consumo e 10.000 euro alle aziende dei beni strumentali per costi sostenuti in occasione di queste partecipazioni a iniziative fieristiche poi cancellate. I vostri clienti che rientrano in queste categorie sono circa 1.500, abbiamo fatto i nostri conti, verranno contattati uno per uno da noi per essere accompagnati in questa procedura di rimborso che sarà veloce, che saranno soldi che arriveranno rapidamente nelle casse delle aziende. Però potrebbe sfuggirci qualcosa, se siete a conoscenza di vostri clienti che rientrano in queste casistiche, andate nel nostro sito e vedete quali sono le procedure in modo tale che nulla sfugga. La seconda buona notizia è che al di là di questo rimborso, sempre da marzo 20 a marzo 21, le quote per la partecipazione alle fiere per il primo modulo espositivo sono cancellate. Quindi se un'azienda decide di partecipare ad una fiera con un modulo espositivo non paga nulla, dovrà pagare le spese vive del viaggio, dell'albergo, del campionario, ma di certo non lo stand messo a disposizione dall'ICE e dal Ministero degli Affari Esteri, che ora è il nostro Ministero vigilante, e la stessa cosa per workshop, seminari e altre quote di partecipazione. Quindi da un lato rimborsiamo i costi sostenuti, dall'altro facciamo in modo che non ce ne siano di nuovi. Insieme
alla nuova politica dei servizi e a nuovi terreni di gratuità per le aziende, crediamo di aver fatto una parte, ancora molto c'è da fare, stiamo lavorando per questo, per dare una mano alle vostre imprese, e vi ringraziamo ancora perché come professionisti siete dei nostri alleati preziosi. Bene, grazie. Mi sentite adesso? Ecco, sì, Filippo, dai. No, sì, sì, adesso sì. Non andare via perché giustamente io mi farò un interprete, un po' portavoce, non so se Antonio abbiamo anche domande da parte. No, domande, di... non, domande soltanto complimenti per l'intervento di Forte, soltanto complimenti ma nessuna domanda. Allora io ovviamente vorrei adesso entrare, intanto permettetemi il saluto a tutti i presidenti precedenti, prima l'audio non riusciva e li ringrazio anche per le attestazioni di stima, ma in realtà non stiamo facendo altro che quello che diciamo tutti i commercialisti d'Italia chiedono, cioè essere uniti, cercare di fare squadra, e quindi la ripartenza nell'ottica anche di questo particolare ambito della professione legato all'internazionalizzazione ringrazia ovviamente le istituzioni, quindi tutti i commercialisti sono sicuramente interessati a comprendere quali opportunità o poter offrire alle aziende. Ringrazio il dottor Forte per l'entusiasmo e anche per l'esortazione a fare squadra che ci ha dato. Io vorrei sottolineare, e quindi in questo chiedere diciamo maggior conferma, di alcune iniziative che sono sicuramente di una novità straordinaria. Intanto quelle legate alla ricerca dei clienti, siccome in questo momento ovviamente le aziende sono tutte in difficoltà, abbiamo sentito da nord a sud che la quota d'export è ovviamente dappertutto in riduzione e probabilmente legato a un contesto internazionale, però forse andare dalle nostre imprese, come hai detto bene Maurizio, quelle però già preparate, quindi possiamo fare noi già un primo lavoro importante in questo, assumere una funzione di selezione per quelle aziende che magari hanno già un po' avviato un'organizzazione interna con un dipartimento che sia in grado perlomeno di parlare l'inglese, una comunicazione che sia almeno in grado di essere utile a interagire con paesi stranieri, e prepararsi anche un po' grazie a noi magari professionisti, commercialisti che affianchiamo, e grazie anche ai numerosi programmi che sono a vario titolo disponibili anche dalle istituzioni che si succederanno più tardi, SACE e SIMEST, sono sicuramente enti che possono mettere a disposizione anche finanza per queste iniziative. Ma Maurizio, quello che volevo chiederti quindi era in primis diciamo quindi la possibilità di selezionare potenziali controparti commerciali per quanto riguarda i clienti e le imprese, e quindi trovare clienti. Un altro passaggio è, se mi consenti, magari evidenziare anche le attività legate all'e-commerce che voi, come dice, so bene, state spingendo, e che anche queste possono trovare finanziabilità da parte dei gruppi, del gruppo SACE SIMES, quindi delle iniziative diciamo dei relatori che seguiranno. E permettimi, e poi quindi ti lascio rispondere a tutte e tre, anche molto importante la nostra azione di individuazione di potenziali realtà destinatarie degli investimenti stranieri in Italia. So che c'è un dipartimento all'interno dell'ICE che sta svolgendo l'azione di ricerca, ci sono dei desk a livello internazionale, noi commercialisti forse possiamo raffinare le richieste di questi investitori, selezionare anche queste e provare a collaborare, a fare squadra con l'agenzia ICE per attrarre anche gli investitori. Quindi vi lascio questi non due ma tre punti da poterci meglio illustrare. Grazie. Beh, allora grazie Filippo, grazie. Beh, sul primo ribadisco un po' quanto detto nella mia presentazione. Il servizio di ricerca partner è sicuramente il servizio più prezioso, uno tra i più preziosi che l'agenzia eroga, e abbiamo fatto una grossa scommessa nel prevedere la gratuità per aziende fino a 100 dipendenti, perché ovviamente da un lato sarà un grande impegno per tutti noi, ma dall'altro anche un risparmio di qualche migliaio di euro su ogni mercato quando le aziende andranno a cercare i loro partner. È un servizio molto complesso e anche molto pregiato, e quindi è chiaro che deve essere richiesto al momento giusto dalle aziende che ne hanno gli strumenti per poterlo utilizzare al meglio, altrimenti mettiamo una macchina potente in mano a qualcuno che non ha la patente, per cui evitiamo tutti ovviamente di fare sbagli e anche di utilizzare male le risorse pubbliche, che poi sono risorse di tutti. Vi dicevo che il vostro ruolo è fondamentale, non ce ne vogliate a male, l'ho detto anche in altre occasioni, i servizi sono gratuiti per l'utilizzatore finale, quindi non vengono dati gratuitamente agli intermediari, questo
essendo gratuiti, avendo un valore di mercato, penso che facilmente ne possiate capire la ragione, ma sono altrettanto convinto che voi siate i primi ad essere d'accordo di questa politica che servirà a far beneficiare di questi aiuti in qualche modo i vostri clienti, che potrete quindi con più fiducia e facilità accompagnare sui mercati. Quindi questo per la prima domanda, Filippo, spero di averti risposto. Sul tema dell'attrazione investimenti ne parlo subito dopo, perché anche il servizio di individuazione investitore estero è stato reso gratuito. Questo probabilmente di tutti i servizi che offre l'agenzia è il più complesso in assoluto, perché non si tratta di provare a vendere la casa al mare a qualche ricco possidente americano, non è questa l'attrazione investimenti. Attrazione investimenti significa fare interventi importanti di tipo greenfield, brownfield, o ingresso nelle equity o eventualmente interventi sui beni demaniali da parte di investitori stranieri, che sono spesso grandi gruppi che ragionano in termini di miliardi e miliardi di euro. Chiaramente qui non si può fare minimamente un ragionamento di servizi in qualche modo standardizzati o ripetuti per settore merceologico, come in parte può avvenire negli altri settori, perché nell'attrazione investimenti ogni caso fa caso a sé. Ma ancora una volta l'importante è avere qualcuno, che in parte lo facciamo noi, ma come immaginate siamo un'agenzia che non riesce ad arrivare dappertutto, non abbiamo uffici sul territorio, conosciamo molte imprese, ma ovviamente sappiamo anche quanto stretto e fiduciario sia il rapporto che voi professionisti avete con le imprese. Di nuovo siete un asset fondamentale, perché voi ci potete aiutare a individuare le opportunità, a scremarle e anche, come dire, a mettergli il vestito giusto, perché ovviamente queste opportunità vanno presentate, e anche l'azienda italiana che si aspetta di ricevere investimenti dall'estero si deve porre in una condizione mentale di numeri, di certificazione, due diligence di un certo tipo, e nessuno meglio di voi ci può aiutare a fare questo. Abbiamo già fatto con alcuni di voi e con alcuni gruppi di ordini professionali un lavoro molto interessante, non so se ne siete a conoscenza, se Filippo eravamo in chiave sperimentale, quindi puoi dirlo te, quindi adesso non sapevo dove potevo spingermi, abbiamo fatto con un gruppo di ordini professionali di varie regioni, sempre con l'aiuto di Filippo, un primo lavoro sperimentale che ha dato dei risultati interessanti, anche perché nel settore attrazione investimenti si mettono 100 semi e se si è bravi viene una pianta, quindi bisogna fare un lavoro molto, certo poi viene una bella pianta quando viene, però insomma è un lavoro molto complesso, e quindi di nuovo c'è da fare un grosso lavoro di selezione a monte, dove i professionisti sono fondamentali. E-commerce, sono anni che stiamo lavorando molto con le grandi piattaforme di e-commerce mondiali, primi fra tutti Amazon e Alibaba in Cina, ma poi molte altre sia in Cina che su altri mercati. Ovviamente tutto questo oggi sta diventando più importante, e il nostro obiettivo è quello di concludere degli accordi con queste grandi piattaforme e aprire dei padiglioni italiani, degli Italian Pavilion all'interno di Amazon, all'interno di T-Mall, all'interno di Alibaba in prospettiva per il B2B, e mettere le aziende italiane e dare visibilità alle aziende italiane, perché sapete che si può entrare nella piattaforma Amazon con 40 euro al mese, ma poi sperare che qualcuno vi veda ne richiede molti e molti di più. Ecco, l'investimento che facciamo noi, e poi forse vi parlerà più tardi anche gli amici del gruppo Cassa Depositi, Sace, Simest, per alcune piattaforme in realtà si paga molto più di 40 euro, e quindi magari ci possono essere anche strumenti di supporto finanziario, ma forse uno degli strumenti più importanti è dare visibilità al padiglione italiano e generare traffico per le nostre imprese, perché altrimenti poi non si vende, molto semplicemente. Noi quindi concludiamo accordi molto complessi che richiedono a volte negoziati che durano anche anni con questi partner. Ne abbiamo conclusi molti, molti altri li stiamo concludendo, di nuovo ICE.it, banner in apertura, guardateveli tutti e sei i banner, perché parliamo di coronavirus, parliamo di misure contro il coronavirus, non dal punto di vista sanitario, ma di internazionalizzazione, parliamo di nuovo catalogo, parliamo di webinar,
parliamo di Flying Desk, con questa presenza che spero presto potrà tornare ad essere fisicamente in tutte le regioni italiane, ma per ora da remoto, e parliamo anche degli accordi con la grande distribuzione, con il nostro nucleo specializzato e i loro indirizzi per raggiungerlo. Quindi di nuovo un'altra opportunità, perché abbiamo visto, e concludo Filippo, che riusciamo a portare sui canali e-commerce e a far vendere anche aziende zero export, non zero esperienza, non zero volontà, non zero capacità, ma zero export. Quindi anche aziende che non hanno mai esportato possono magicamente, ma facendo i passi giusti, cominciare a farlo attraverso una presenza su queste piattaforme. Bene, grazie a Maurizio Forte, che sicuramente possiamo congedare e salutare. Ovviamente messaggi importanti, opportunità per le imprese concrete, e questo diciamo è lo scopo del seminario di oggi. Quindi Agenzia ICE, partner dei commercialisti per lo sviluppo dei progetti di internazionalizzazione, abbiamo visto anche legati all'e-commerce, quindi questo passaggio ultimo ci ho tenuto a evidenziarlo proprio perché può essere in questo momento in cui ancora siamo all'interno della limitazione, diciamo, della mobilità, invece già un primo modo per cominciare a dialogare con le imprese. Quindi grazie a Maurizio, introduco invece... Grazie a tutti voi, veramente è stato un onore, e in bocca al lupo a tutti, buon lavoro. Bene, allora, ciao, allora il nostro prossimo relatore è Carlo De Simone, External Relation del gruppo SACE, scusate, gruppo SIMES, ma di fatto è un gruppo unico, quindi il gruppo SACE SIMES sotto il controllo della Cassa Depositi e Prestiti, come sapete è diciamo preposto a finanziare i progetti di internazionalizzazione, a offrire le garanzie per quanto riguarda le attività di esportazione, ma non solo. Con SACE voi avete visto proprio negli ultimi provvedimenti normativi che chiaramente un'area della SACE stessa è stata interessata per quanto attiene le famose garanzie, il famoso decreto liquidità. Non sarà questo diciamo il contesto nel quale andremo a condividere riflessioni sul decreto liquidità, ma certamente non mancherà adesso, con l'ingresso del dottor Carlo De Simone, di chiedere a loro quali sono stati invece nel decreto liquidità, scusate, nel decreto Cura Italia, che appunto adesso diciamo è in via di definitiva conversione, i provvedimenti che hanno di fatto sono stati inseriti proprio per incentivare le imprese in questo momento di difficoltà ad affrontare diciamo progetti di internazionalizzazione. Ricordo che Carlo De Simone diciamo conosce molto bene i commercialisti di tutta Italia, lui stesso è un dottore commercialista e diciamo ha collaborato per lunghi anni non solo con ovviamente il nostro osservatorio qui a Roma, dove componente permanente esterno dello stesso osservatorio, ma anche alle attività del Consiglio nazionale. Vorrei ricordare che diciamo il webinar di oggi ha riunito quei presidenti che sono stati per primi, quindi speriamo non ultimi, firmatari di atto di adesione delle iniziative legate all'accordo che l'Osservatorio Internazionale di Roma ha sì firmato con il gruppo SACE SIMES, ma che in realtà sono iniziative legate proprio allo sviluppo dell'internazionalizzazione, e come oggi ho avuto piacere di ascoltare dai tanti presidenti e avere la conferma, interessano ovviamente tutta Italia, tutti i colleghi d'Italia. Quindi Carlo De Simone, benvenuto oggi qui, e illustraci un po' la SIMES, quali sono le tante iniziative, siamo veramente curiosi di sapere quali sono le prospettive da dare alle nostre imprese che ovviamente sono in questo momento in particolare momento complesso. Grazie Carlo. Buongiorno a tutti, innanzitutto ringrazio per questa iniziativa, quindi ringrazio sia di Roma ma soprattutto Carlo, un po' di audio forse non è perfetto. No, allora, io... Ora sì. Allora, mi sentite così? Sì. Ok. Ora provo ad aumentare un po' di più e vediamo se... risulta. Così va bene. Ok. Dicevo, sicuramente in una fase del genere è importante focalizzarsi su quelli che sono gli aspetti, diciamo, principali per poter affiancare le imprese, soprattutto le piccole e medie, in una fase di diciamo sviluppo, anche se ci troviamo in una fase di emergenza completa. Ma da sé che prima vorrei sottolineare in questa fase quanto sia importante il vostro ruolo, che per noi consiste diciamo nell'essere una sorta di primo contatto, soprattutto nei confronti delle piccole e medie imprese che spesso e volentieri non sono strutturate
per poter accedere e dialogare con strutture come SACE e SIMEST, che invece hanno strumenti finanziari o assicurativi o di altra natura per poter diciamo accelerare in maniera diversa quello che è la fase di sviluppo sui mercati esteri. SACE e SIMEST ormai da circa 7-8 anni sono all'interno del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, le due realtà individuate per affiancare le piccole e medie imprese, anche le medio-grandi, nella fase di sviluppo sui mercati esteri. SACE, lo vedremo successivamente con la collega Mariangela Siciliano, come lo può fare, con strumenti che vanno da rilascio di garanzie fino a quelle che possono essere altre tipologie di attività legate al settore bancario per un miglior accesso al credito. SIMEST lo fa invece con degli strumenti concreti di finanza agevolata da un lato, quindi noi gestiamo dei fondi pubblici per conto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale da gennaio del 2020 e questi fondi sono stati anche oggetto di alcune rivisitazioni nel corso degli ultimi decreti che sono stati emanati in questa fase di emergenza sanitaria. Nello specifico, i fondi che noi gestiamo, essendo di natura agevolata, cioè parliamo di finanziamenti che oggi vengono rilasciati a 0,069% come tasso di interesse, quindi parliamo di tassi non di mercato, ma che assolutamente possono aiutare un'azienda in una fase del genere a poter accedere a finanziamenti a medio e lungo periodo, perché parliamo di finanziamenti che vanno da un minimo di 4 anni fino a un massimo di 6, e sono legati a specifiche fasi di approccio a un mercato estero. Quindi, partendo da un'eventuale redazione di uno studio di fattibilità, ecco che qui il vostro ruolo è fondamentale. Io non mi stancherò mai di sottolineare quanto il pianificare determinate attività nell'ambito di un processo di internazionalizzazione sia fondamentale per la buona riuscita di un progetto. Se io redigo come azienda uno studio di fattibilità, quindi un business plan legato a una mia iniziativa che possa essere commerciale e produttiva, sono quasi sicuro che avrò di fronte a me un documento che mi vada a dettagliare i costi e i benefici legati a un progetto, ma soprattutto quali saranno le eventuali informazioni necessarie per aggredire quel determinato mercato. Parliamo in questo caso di mercati non comunitari, perché ad oggi gli strumenti sono operativi solo ed esclusivamente in un mercato non comunitario, quindi tutti i finanziamenti che noi gestiamo ad oggi sono ancora operativi in mercati non comunitari. Partendo dallo studio di fattibilità, si arriva alla redazione, diciamo, più complessa per l'eventuale apertura di una sede, diciamo, stabile e duratura, oppure per la partecipazione a una fiera. Qui ritorniamo al concetto che il dottor Forte prima ha sottolineato, cioè quanto sia fondamentale anche la sinergia tra l'attività promozionale che viene sviluppata, diciamo, dall'ICE in abbinamento al nostro eventuale affiancamento con strumenti finanziari. Cioè, se io facciamo un esempio concreto, io azienda partecipo e mi iscrivo a una determinata fiera in India, quella fiera a cui parteciperò sono sicuro che la svilupperò non prima di 8 mesi per aderire a quell'eventuale iniziativa, quindi io mi andrò a registrare sicuramente in anticipo. Contemporaneamente io devo sapere che potrei ottenere un finanziamento agevolato da SIMEST che mi copre tutte le spese legate a quell'eventuale fiera a cui ho intenzione di partecipare. Quel finanziamento mi copre tutte le spese, quindi dalle spese di registrazione fino alle spese di affitto dell'eventuale stand, all'allestimento e tutte le spese legate anche ai viaggi del personale che si recherà in loco per partecipare alla fiera, più tutte le spese legate all'eventuale, diciamo, materiale che io produrrò specifico per quella partecipazione a quella fiera. Ho fatto solo un esempio di come parlare in sinergie, quindi agire in sinergia anche con gli altri enti, è fondamentale, ma spesso viene fatto soprattutto se io sono affiancato da un professionista che è a corrente di come relazionarsi da un lato con l'azienda e dall'altro con tutti questi soggetti.
giusto per darvi un dato, nel 2019 si è confermato il canale dei professionisti e degli studi di consulenza come il migliore per quelli che affiancano le richieste di finanziamento rivolte nei confronti di Siemens. In sostanza, fatto 100 il numero delle domande pervenute, più del 30% di queste domande normalmente sono affiancate da professionisti o comunque sia da studi di consulenza che su mandato dell'azienda assistono l'azienda non solo nella compilazione della domanda di finanziamento, ma soprattutto nella fase di stipula del contratto e la fase di prima erogazione. Questo significa che il vostro intervento è fondamentale per questa tipologia di aziende, perché spesso e volentieri non sono strutturate al loro interno né con esperti economico-finanziari, ma soprattutto con soggetti che sappiano come dialogare con strutture come la nostra. Non è così complesso dialogare con noi. Filippo lo sa molto bene che siamo disponibili e possiamo essere sempre attivati in qualunque istante, cioè tramite email piuttosto che con un telefonino cellulare. Ma questo è il messaggio che spesso e volentieri invece alle piccole e medie imprese non arriva. Cioè veniamo visti come quelle realtà che affiancano le medie o grandi, ma assolutamente non le piccole e medie. E invece è giusto l'opposto. Considerate che solo nel 2019 sono stati rilasciati deliberati più di 790 finanziamenti agevolati e più del 95% di questi finanziamenti era rivolto proprio alle piccole e medie imprese. Questo significa che la finanza agevolata di cui mi sto soffermando in questo pomeriggio è proprio quella parte di attività su cui normalmente le piccole e medie imprese se ne avvantaggiano, ma sappiamo perfettamente che il bacino di imprese a cui doverci rivolgere è decisamente molto più ampio. L'unico aspetto è che poterle raggiungere tutte quante da soli per noi è praticamente impossibile. Abbiamo bisogno sui vari territori di coloro i quali sono in contatto con le aziende, e qui il vostro ruolo è fondamentale. Per tornare ad alcuni degli esempi che abbiamo visto in precedenza, considerate che tutti gli strumenti di finanza agevolata oggi sono per esempio innanzitutto disponibili online, cioè l'azienda si registra sul nostro portale di finanziamenti e fa la richiesta di finanziamento online, quindi sono facilmente fruibili questi strumenti. Dall'altro lato c'è da dire che per esempio uno degli ultimi nati come finanziamenti agevolati è proprio legato al mondo dell'e-commerce. Abbiamo visto prima nell'ambito dell'intervento del dottor Forte quanto l'e-commerce oggi sia il canale preferito per poter aggredire mercati esteri. Ecco, il finanziamento che Siemens oggi mette in piedi è proprio legato alla creazione di una propria piattaforma per la vendita dei propri prodotti in mercati non comunitari, oppure legato al accordo con un marketplace locale che vada a distribuire i miei prodotti in quel determinato paese. Perché mi sto soffermando sull'aspetto legato a un determinato paese oppure comunque sia un paese non comunitario? Perché noi possiamo finanziare questa eventuale tipologia di sviluppo laddove il sito e-commerce che l'azienda crea lo crea in un paese non comunitario, e quindi il dominio di primo livello dovrà essere registrato in un paese non comunitario, quindi l'estensione dovrà essere .usa piuttosto che .cn se commercializzo in Cina piuttosto che in America. Quindi il .com ad oggi per esempio non potrà essere eventualmente finanziato. Diverso è il discorso invece se mi avvantaggio di un marketplace che può essere l'Alibaba di turno piuttosto che l'Amazon, ma l'estensione dovrà essere Amazon.usa piuttosto che Alibaba.cn. Considerate che da quando è operativo questa tipologia di finanziamento le aziende lo stanno iniziando a sfruttare, e soprattutto in una fase di emergenza sanitaria che non ci consente di poter viaggiare, di poter spostarci, l'unico modo per raggiungere questi mercati è solo ed esclusivamente attraverso il mercato online. Ecco perché oggi probabilmente il mercato cosiddetto digitale sicuramente avrà uno sviluppo ancora superiore rispetto a quello che già non aveva in precedenza.
Allora Carlo, qua diciamo che lasciamo un po' di appetito ai nostri amici all'ascolto. Come già è stato chiesto a alcuni presidenti, mi stanno giungendo anche qua, diciamo direttamente, la volontà di approfondire questi aspetti, e quindi va proprio incontro a quella che era la nostra idea, no? Poi di ripartire anche informando in maniera più dettagliata di questo. Certo, sull'e-commerce oggi credo abbiamo dato una bellissima, diciamo, dimostrazione di come fare questa squadra tra professionisti, istituzioni e imprese in maniera concreta porti dei risultati. Io credo che potremo quindi dare ai nostri colleghi la possibilità poi di approfondire anche con focus tematici. Qui voglio lanciare magari all'amico Gigliotti la possibilità magari di avviare, come lui fa nel fisco o in altre materie, nella crisi d'impresa, anche, diciamo, una serie di incontri. Utilizziamo questo strumento magari che è semplice, vedo che siamo arrivati a 1800 collegati, quindi diciamo un bel successo oggi. Vi ringrazio tutti ovviamente per essere presenti, avremmo avuto difficoltà a riunire 1800 professionisti in una sola sala, e quindi credo che la cosa importante sia che anche, diciamo, l'utilizzo digitale della piattaforma Simest è molto fruibile, quindi confermo anche questo. Quindi l'accesso di primo livello può essere quello di arrivare direttamente tramite il vostro sito, ma magari Carlo ci ripromettiamo, magari con focalizzazione sui territori che ce lo chiederanno, di fare magari degli approfondimenti, va bene? Assolutamente, lo sai che sono più che a disposizione sotto questo aspetto, allora, anche perché sai quanto ci tengo a uno sviluppo in tal senso con la vostra categoria. Allora, laddove sai bene che non ci sono né accordi particolari o quant'altro. No, tutto, diciamo, come spirito di servizio. Allora ti ringrazio. Scusa. Passiamo ovviamente alla tua collega Mariangela Siciliano, head del programma Education to Export. Abbiamo voluto coinvolgere anche la dottoressa Siciliano perché, oltre all'attività che SACE fa di garanzia per quanto riguarda la parte non solo assicurativa, ma abbiamo visto e ormai udito diciamo il nome SACE dappertutto, legato ovviamente agli aspetti del decreto liquidità, ma c'è anche un'area importante che è l'area della formazione. Siccome ci è stato detto dal dottor Forte prima e ribadito anche da te che la conoscenza di tutti quelli che sono gli elementi più diciamo importanti da tenere presente nell'accompagnare un progetto di internazionalizzazione dell'impresa devono prima essere assunti da parte nostra, e quindi la possibilità di formarci magari insieme all'impresa e utilizzare anche ovviamente le piattaforme che già sono, diciamo, presenti. Quindi chiedo alla regia di introdurre la dottoressa Mariangela Siciliano, che rappresenta il gruppo SACE. E da questo punto di vista, diciamo, con SACE appunto abbiamo firmato questo accordo ormai, diciamo, un anno e più o meno. Benvenuta Mariangela. Buongiorno, buongiorno a tutti. Eccoci qua, e avevamo iniziato anche con un evento frontale, vero Mariangela, che doveva essere il preludio dei successivi. Diciamo che ci siamo solo un momento presi una pausa, poi l'idea è quella sicuramente di tornare anche ad incontrarci de visu, però è vero che questa formula è una formula interessante, una formula importante. Oggi stiamo dando concreta evidenza che l'utilizzo di strumenti così rapidi anche per fruire dei contenuti così importanti raggiungono una platea importante, e forse c'è oggi più sensibilità di prima, perché i tanti commercialisti oggi collegati testimoniano che c'è voglia di andare dall'impresa a raccontare qualcosa che si può fare, quindi non solo a dire mannaggia il governo non ci ha dato gli 600 euro, ce li ha dati con una piattaforma che qualcuno dice con un click. Beh, vorrei vederlo questo click, che poi invece porta dietro il lavoro di ore e ore di noi nei nostri studi, e quindi insomma anche bisogna un po' pesare le parole. Invece da voi in Mariangela con un click si entra in un mondo di formazione importante. A te la parola. Grazie Filippo, io ne approfitto, faccio solo un check veloce sull'audio, mi sentite bene? Vado avanti? Perfetto, perfetto, ok. Saluto tutti i colleghi collegati e ringrazio il presidente Civetta, ma anche chiaramente Filippo che ha organizzato questo bell'incontro. Io sono Mariangela Siciliano e mi occupo della formazione alle imprese per il gruppo SACE Simest, e con alcuni di voi, lo citava poco
fa Filippo, ci siamo anche incontrati di persona perché alcuni ci hanno raggiunti nella nostra sede di Roma a maggio per quella bella iniziativa che abbiamo fatto assieme, che doveva e che sarà in realtà, dai, non parliamo in termini di ottimistici del futuro, che sarà soltanto il punto di partenza. Io ci tenevo particolarmente, e quindi ringrazio doppiamente Filippo a fare questo passaggio con voi, a farlo adesso, perché chiaramente Sace in questi giorni si è sentita spesso nominare, o ci avete letto sulle pagine dei giornali, ma ci avete anche visto caricare di una grossa e importante responsabilità, una responsabilità che in realtà va in quella che è la nostra direzione di supportare le imprese. Adesso possiamo veramente dire a 360 gradi. Il mio intervento di oggi è in realtà sarà chiaramente breve, ma è finalizzato a passarvi due messaggi in particolare. Uno è quello che citava poco fa Filippo. Noi nel 2018, fine 2018, abbiamo deciso di riconoscere alla formazione, all'export e all'internazionalizzazione un ruolo fondamentale. Lo facevamo già prima in Sace, però abbiamo pensato che serviva mettere su un programma strutturato, qualcosa ad hoc, dedicato, che desse la possibilità a tutte le imprese, in particolare le PMI, quelle di cui parlava anche Maurizio, il collega, il dottor Forte, i newcomer, no? Le aziende che hanno bisogno più delle altre di un supporto proattivo all'export. Abbiamo messo su questo programma che abbiamo chiamato Education to Export, che è un'offerta integrata e blended, quindi online e offline, adesso diventerà ancora di più online, che mira a fornire degli strumenti gratuiti, quindi noi parliamo di un programma assolutamente gratuito per le imprese e per gli intermediari. Qui vengo quindi al motivo per il quale anche oggi siamo qui. Noi l'anno scorso abbiamo fatto una serie di iniziative, voi siete stati in parte coinvolti in alcune di queste, finalizzate proprio alla creazione di una rete che funziona già in alcuni casi, ma che in altri casi va chiaramente migliorata, ottimizzata. L'idea della rete è quella che per l'export e l'internazionalizzazione un'offerta uguale per tutti sul territorio non funziona, quindi muoverci in un'ottica profilata che abbia una forte connotazione anche regionale. Noi l'anno scorso siamo andati su tutto il territorio nazionale e ci siamo resi conto di quanto, parlando con i commercialisti a Salerno rispetto ai colleghi incontrati a Torino, esisteva la necessità di andare a cogliere le specificità geografiche ma anche settoriali delle imprese che serviamo insieme. Quindi la sfida per noi è stata quella di profilare i contenuti, profilare gli strumenti e mettere su una serie di iniziative che vanno in questa direzione, quello del supporto mirato. Non vi racconto, non vi faccio l'elenco di quelle che sono le iniziative che mettiamo in campo, ma vi lancio un invito. Il primo invito è quello di riuscire a realizzare a breve termine un momento dedicato a noi, quindi a voi che siete un po' le nostre antenne sul territorio, quindi che ricoprite quel ruolo strategico di cui parlava il dottor Forte, di cui parlava Carlo De Simone poco fa. Farlo però in maniera pratica, quindi organizzare noi partiremo tra qualche settimana in Sace con un ciclo di webinar che abbiamo chiamato Ripartire Sicuri. È un ciclo di webinar rivolto ad imprese e a chi lavora con le imprese, quindi anche voi, per trasmettere alle aziende un po' di competenze, di know-how per gestire in maniera più rigorosa il rischio aziendale. Questa esperienza ci sta insegnando tante cose. Una di queste cose è che per muoversi in maniera strutturata sui mercati esteri bisogna sapere gestire il profilo di rischio aziendale, non quando si presenta lo tsunami Covid, ma nella quotidianità delle nostre attività. Quindi gestione del rischio, digital transformation. Filippo prima nominava l'e-commerce. Noi stiamo facendo tantissime iniziative, abbiamo appena chiuso il rapporto con il Polimi sull'export digitale, su quali sono i settori che trainano più l'export digitale. Quindi faremo una serie di appuntamenti virtuali ai quali chiederò poi a Filippo di aiutarci a condividere il calendario, perché vogliamo creare dei momenti di confronto e di incontro con tutti
tutti coloro che lavorano per l'export e l'internazionalizzazione su tematiche che vanno dalla digital transformation alla gestione del rischio. Chiaramente un passaggio, Filippo, fammelo fare, su Garanzia Italia e sulle misure straordinarie che SACE ha messo in campo e sulle quali vi assicuro che stiamo lavorando. Filippo prima nominava simpaticamente il fatto che molto spesso si parla di click che, ai quali non corrispondono poi servizi veloci. Io vi assicuro che dal decreto liquidità in poi in SACE non abbiamo non abbiamo dormito, perché mettere su una macchina come quella che è stata implementata nel giro di qualche settimana è stato veramente una sfida, una bella sfida. Ad oggi su Garanzia Italia e quindi sulle misure a disposizione del Covid ci sono tanti tool anche a disposizione. Non so se tutti sanno che esiste un'area dedicata sul nostro portale sacesimes.com/coronavirus dove si trova tutto il materiale anche da trasmettere, da trasferire come una cassetta degli attrezzi alle imprese per aiutarle a navigare queste misure. Oltre a questo vi arriverà, spero presto, l'invito per un webinar all'interno del nostro ciclo di incontri nelle prossime settimane solo per i commercialisti, nel quale vogliamo attivare un dialogo anche direi costante, perché per confrontarci su quelle che sono le esigenze del territorio. Io non so, Filippo, se ci sono domande intanto che ti sono arrivate in regia oppure se ce n'erano alcune. Allora, io anche con te, Mariangela, intanto ti ringrazio, hai dato due spunti interessantissimi e io sono convinto che i nostri tanti amici all'ascolto hanno anche preso nota di come poter già cominciare a fruire. Io direi che mi assumerò il ruolo un po' di convogliatore di tutte le domande, le istanze che dovessero arrivare, così come Osservatorio Internazionale a Roma, ma insieme ai tanti ordini che, come avete visto, oggi hanno aderito, ma ce ne sono anche tanti che sicuramente non lo hanno fatto formalmente, ma che magari avranno interesse a arricchire la platea dei fruitori delle iniziative che il gruppo SACE-SIMES ha annunciato. E quindi da questo punto di vista oggi sono a ringraziarti, ma è un arrivederci alla prossimissima puntata, proprio per, come hai detto bene te, cercare adesso di entrare un po' nel vivo. Quello che è importante, stiamo dando oggi prova di essere veramente professionisti a fianco delle imprese che hanno un interesse assoluto e unico, quello di far ripartire l'economia italiana. Grazie Mariangela. Grazie a voi. Ti posso congedare, mentre invece posso accogliere nella nostra virtual room anche un'amica da lungo tempo che è nel mondo delle camere di commercio internazionali. Lei rappresenta il gruppo Assocamere Estero, è la dottoressa Pina Costa, che svolge il ruolo di direttore area comunicazione. Molti degli amici oggi la rivedono e la salutano volentieri. Io mi pregio, oltre di avere una stima professionale per Pina, anche un'amicizia che ha portato più di una volta a collegare due mondi che sono con dei comuni denominatori, sono i mondi di quelli che primatamente hanno interesse a supportare le imprese nello sviluppo internazionale. Abbiamo sentito l'ICE, che ovviamente è l'agenzia pubblica di riferimento, il gruppo SACE-SIMES, che chiaramente finanzia i progetti. Adesso vogliamo capire come l'importanza della rete, concetto sul quale io spendo parte della mia vita a tutto campo, ma in questo caso parlando di internazionalizzazione, quindi questo poter utilizzare una rete già presente, che è quella delle Camere di Commercio italiane all'estero, insieme alla rete dei commercialisti. Benvenuta Pina. Grazie, spero che mi sentiate. Forte e chiaro. Perfetto. Allora, Filippo, ti ringrazio e confermo l'amicizia che c'è tra di noi, un'amicizia nata sul campo e nata soprattutto quando ci siamo ritrovati con questa comune esigenza, quella di valorizzare un lavoro che già esisteva tra la rete dei commercialisti e le Camere di Commercio italiane all'estero. Per i colleghi che ancora non hanno bene chiaro chi siamo e cosa facciamo, dirò velocemente che
noi siamo una rete fatta di tanti di voi. Noi siamo una rete di professionisti e imprenditori che nasce all'estero in 56 paesi del mondo in questo momento, 79 camere di commercio italiane all'estero, che sono associazioni private senza scopo di lucro, binazionali. Binazionali significa che nascono in un paese estero, sono radicate all'estero. I nostri uffici non hanno funzionari che vengono mandati da Roma, ma hanno persone che fanno parte della business community locale. Noi siamo stati riconosciuti dalla legge italiana nel 1970, quindi rappresentiamo un esempio virtuoso di partnership pubblico-privato. E in questa nostra, diciamo, attività di promozione del Made in Italy all'estero, noi promuoviamo sia le imprese che si sono radicate già sui mercati esteri, ma soprattutto le imprese che intendono radicarsi sui mercati esteri, e le aiutiamo a fare rete. Di qui il valore del networking e del titolo ovviamente del mio intervento. Ho ascoltato con estremo interesse i colleghi che mi hanno preceduto per due motivi. Prima, perché li stimo molto professionalmente, perché lavoriamo insieme con loro da tanti anni, ma soprattutto perché nel corso, diciamo, di questo mio ascolto mi dicevo: che bello questo seminario, perché è riuscito a mettere insieme dei soggetti che sono integrati, che come dire, sono complementari in quello che fanno e nella natura anche della loro identità. Noi siamo privati, ovviamente, siamo privati perché nasciamo dal business. Noi non nasciamo dallo Stato italiano o da uno Stato estero, noi nasciamo dal business, noi nasciamo da tutti quegli imprenditori e professionisti che si sono radicati su un mercato e che vogliono aiutare altri imprenditori ad esserci. Fra i nostri associati ci sono tante imprese che oggi fanno da mentor ad altre imprese. Noi abbiamo un programma insieme con l'Unione delle Camere di Commercio, con Union Camere e con alcune Camere di Commercio italiane. Noi abbiamo come Camere di Commercio italiana all'estero un programma bellissimo, si chiama Mentorship per l'internazionalizzazione, un programma fatto da italiani imprenditori all'estero che si collegano con altri imprenditori in Italia e li aiutano a crescere su questi mercati. Questo perché per noi il concetto di fare business significa innanzitutto usarci reciprocamente come risorsa. Noi siamo una risorsa per il business degli altri e noi non diamo semplicemente servizi, noi abbiamo uno scopo da raggiungere: aiutare le imprese a radicarsi, così come siamo radicati noi all'estero, così vorremmo che le imprese non solo esportassero ma si radicassero all'estero. Ecco perché serve il networking. Il networking, oggi ci sono i social media, oggi c'è LinkedIn. Noi eravamo LinkedIn dal 1860, ovvero dalle prime camere di commercio italiane all'estero. Eravamo un LinkedIn che nasceva da quegli italiani che si radicavano all'estero e che richiamavano altri italiani a radicarsi all'estero, non per emigrare, ma per fare business. E la facilitazione nel, come dire, veicolare i prodotti italiani all'estero parte da queste comunità d'affari. Ora, per noi cosa significa essere rete di camere di commercio italiane all'estero? Significa dare servizi, sicuramente, perché il 70% dei nostri servizi è business scouting e business partnership. Noi troviamo partner per fare business. Abbiamo visto nell'esperienza, diciamo, che un po' abbiamo, che per fare un B2B, ovvero per realizzare effettivamente un contratto d'affari dopo un processo di B2B, sono diciamo coinvolte una media di 5 persone e mezzo
all'interno di una trattativa d'affari. Che cosa è per noi il networking? Per noi il networking è agganciare le 5 persone e mezzo, magari anche 6, perché la mezza ce la vorremmo risparmiare, però agganciarle in questo processo e fare in modo che le imprese non solo trovino una controparte per il B2B, ma arrivino all'affare. Quindi voi in Italia, ma voi anche con noi all'estero, perché l'impresa ha bisogno di voi sempre e il network che noi riusciamo a fargli approcciare è un network fatto di noi e di voi. Ecco perché io oggi mi soffermo sul valore del network e Filippo lo sa perché ci accompagna su più mercati e spesso ci confrontiamo anche nella modalità di fare networking. Per noi i soci non sono in un rapporto top down, per noi i soci sono fonte di ispirazione, fonte di miglioramento e sono quelli che ci aiutano a tenere in piedi il networking. Che cos'è per noi il networking? È conoscere altri professionisti e imprese, è confrontarsi con persone che hanno interessi affini, è sviluppare le relazioni con partner, fornitori e clienti. Tutto questo con un obiettivo: radicare le imprese. Le imprese potranno avere tanti servizi. Pina, allora anche a te devo dare l'input di dire: abbiamo lanciato delle pillole oggi, perché ovviamente la giornata è stata anche abbastanza complessa nell'organizzazione, ti assicuro, e lo potete tutti immaginare. Io, visto che abbiamo veramente 30 secondi, però so che tu ti occupi anche di agroalimentare, quindi avere un momento, ma veramente 30 secondi, sta arrivando il nostro direttore per chiamare la chiusura, sulla possibilità che c'è anche di supportare progetti di agroalimentare, che magari è solo per fare un esempio. 30 secondi. True Italian Taste, un progetto finanziato con fondi straordinari Made in Italy. Oggi ci sono 36 camere di commercio in 23 paesi impegnate a sostenere l'export italiano di agroalimentare su questi mercati. Noi stiamo lavorando su questo progetto dal 2016. Il progetto proseguirà, speriamo, non tanto per i fondi, ma quanto per quello che succede, ma proseguirà fino al 2022. Sempre di più stiamo intensificando le attività, per cui ci saranno attività anche di mentoring per tutte le imprese dell'agroalimentare che desiderano esportare in questi paesi. Vogliamo collegarci sempre di più con voi e sicuramente questo è uno dei settori su cui concretamente possiamo fare sponda. Bene, grazie Pina. Grazie. Allora, grazie. Penso di vederti, direttore. Chiudi tu. Allora, mi senti? Forte e chiaro. Pronto? Ecco, ciao Filippo. Beh, penso quindi che dobbiamo ritenerci assolutamente soddisfatti. Ho visto quindi con grande soddisfazione la partecipazione attenta e sentita da parte dei vari presidenti, nonché interventi di spessore da parte un po' dei relatori che hanno, sia pure in sintesi, avendo poco tempo a disposizione, esposto le diverse iniziative che possono essere un po' intraprese. Quindi penso che sia un'ottima partenza, non diciamo che abbiamo concluso. Siamo partiti e certamente una prima pietra che abbiamo messo un po' in questo periodo particolare, ma certamente di buon auspicio per altre iniziative simili, tale quali alcune che ci suggerivo. Per cui, quindi, grazie a te un po' per quello che hai messo in atto, alla presidente un po' Mario Civetta, che è stato un po' ha fatto gli onori di casa, e a tutti coloro che hanno un po' partecipato e hanno dato la loro disponibilità. Quindi a te un po' la parola per fare i saluti e concludere un po' queste. Beh, io non posso che augurarmi. Intanto ha detto una cosa che sicuramente mi trova d'accordo Giorgio Sganga, tramite te, ma credo che anche un po' ormai lo stia facendo anche il Consiglio Nazionale, quindi tutti i colleghi d'Italia stanno trovando un canale di comunicazione importante, un canale che probabilmente ascolteranno anche, come oggi è accaduto, le istituzioni. E quindi io credo che il messaggio conclusivo sia quello, innanzitutto, di essere uniti, quindi una categoria che non abbia sempre il pretesto per dividersi, ma abbia sempre un pretesto per fare rete, come ci ha ricordato anche l'ultima
dottoressa Costa che è intervenuta, quindi l'importanza di fare rete. E un altro quello di essere autorevoli, e quello si conquista con un'azione continuativa, quindi cercare di recitare un ruolo perché siamo preparati, non perché evidentemente abbiamo magari la carica o piuttosto per motivi che sono, diciamo, non riconducibili alla capacità. Quindi io ti inviterei, direttore, a lanciare un progetto legato all'internazionalizzazione, come abbiamo sentito, che vada ad approfondire dal doganale agli aspetti invece della finanza aziendale, a tanti altri temi che oggi i relatori hanno accennato, quindi che sia questa anche una partenza nell'ottica di quello che può essere, diciamo, il rilancio di tutto il paese. Quindi diciamo, da questo punto di vista ci facciamo un sereno in bocca al lupo a tutti quanti noi. Grazie, direttore. Bene, grazie anche a te, e quindi grazie a tutti coloro che ci hanno ascoltato, e ti garantisco che erano veramente, veramente tanti, perché è facile fare i numeri nel parlare un po' delle novità della sera prima del decreto, è un po' più difficile invece quindi fare i numeri con argomenti un po' di alto spessore. Quindi questo vuol dire che i colleghi sono molto molto attenti, non sono soltanto un po' così interessati a quelli che sono gli argomenti del momento della sera prima. Quindi, di nuovo, grazie a voi tutti per averci seguito anche oggi pomeriggio. Vi abbiamo già dato le indicazioni per poter scaricare un po' quindi l'attestato di partecipazione, che vi dà la possibilità di ricevere due crediti formativi. E per oggi è tutto, e noi ci rivedremo domani mattina alle ore 10 per il consueto appuntamento che abbiamo ormai quindi da diversi mesi. Grazie e buona serata a tutti.